5 men left in the sky. Lieutenant, awaiting your commands, sir. Jeff, io non sono più riuscita a usare la magia. Perché stai piangendo? Perché io, ecco io, la torta di compleanno per la mia sorellona, io volevo vederla e l'ho fatta cadere. Poi ho cercato di rimetterla a posto, ma non mi è venuta bene. E allora non posso tornare a casa. Non abbattere. Jeff. L'ho bagnato. All'improvviso non sono più stata in grado di usarla, la magia. Forse sono proprio un'incapace nata. Tu che cosa ne pensi, Jeff? Forse il senpai Takakura insegnerebbe ancora una volta la magia a un incapace come me. Anche se... Palla al piede. Sono un peso. Però forse io non dovrei lasciare il club della magia. Proprio così!
È la scelta migliore. Nanaka, allora ho fatto bene a prendere questa decisione. Assolutamente, assolutamente, assolutamente! E poi pensa quanto sarebbe stato stressante rimanere a vita in un club come quello. Senti, perché non ci iscriviamo al circolo del tennis? Vuoi fare tennis? Già! Sai che il senpai Aburatsubo è iscritto anche al circolo del tennis? Lui è un tipo così sportivo e poi è molto bravo in entrambe le attività. Ci penserò. Mi raccomando però, pensaci seriamente. Nanaka, però tu... Sconfiggi la campana anche da parte mia, te ne prego, sconfiggila. Guarda che il club della magia lo lascio anch'io. Eh? Davvero? Possibile che tu non abbia capito niente di quanto ci siamo dette? Ma io pensavo... Pensando o non pensando, tu non hai capito niente! Scusami tanto! Mi passi la pennacchina, per favore? Mi è caduta la gomma, me la raccogli? Sì, una cosa, me la raccolgo io! Guarda che disegno spettacolare! La cera di questa tavola va rifatta, però. Come pensavo, ieri si trovava qui, la settimana scorsa qui e oggi è qui. Ma certo! Non ci sono più dubbi! Il club del manga sta subdolamente cercando di invadere il nostro spazio! Terribile! Più spazio gratis! Ah sì? Perché qui chi paga l'affitto è il club della magia, ma tutto questo non passerà sotto silenzio! Io reclamo! Sì, ho capito. Torno subito! Metticela tutta! Deve essere cambiato. Le sembra giusto permettere una simile ingiustizia? Ehi, che ne diresti di calmarti? Io sono perfettamente calmo! Allora parlane direttamente con Miyama, che rappresenta questo club. Professore, ma che significa? Le ricordo che lei è anche consulente del club della magia. L'insegnamento è amore. Gli studenti devono cavarsela da soli. Questo è ciò che significa insegnare con amore. Tienilo, è il mio biglietto da visita. Ne ho già tre, grazie. Beh, uno in più non ti darà fastidio, eh? Se solo me ne fossi accorta. Avevo cucito i guanti sul cappello. Quello sì che è stato un bel guaio. Te lo ricordi, vero? Certo, certo. Ma ora non ci pensare. Guarda che abbiamo deciso di lasciare il club. Senpai Nakakura? Sì? Ti sei distratto e hai sbagliato stanza? Ricordati che la tonta sei tu. Quelli del club del manga ci prendono in giro perché abbiamo pochi iscritti e cercano continuamente di espandere senza permesso il proprio spazio. Però, anche se loro fossero in molti, per quanto riguarda la forza dell'unione, nessuno potrà mai battere noi del club della magia! Non è così? Senpai Takakura! Abbiamo deciso di abbandonare il club della magia! Abbiamo deciso di abbandonare il club della magia! Abbandonare! Abbandonare! Nanaka, ecco, io... Bene, questo è quanto. Ti prego di ritirare le uniformi. Te le lasciamo qui dentro. Ecco, io... Di nuovo a capo di un club di sole due persone. Che cosa? Non sono ancora solo! Ah, è così? Ma che sollievo! Rimbun Koji! Sì. Allora ci vediamo! Takeuchi! Miyama! Voglio dirti una cosa riguardo alla stanza del club! Takeo resiste. Questa volta sta tirando fuori le unghie. È vero! Mizuha Miyama per Takeo è una specie di... nemico naturale. Senpai Takakura, per il club della magia, tu... Spostare la parete divisoria senza permesso è grave! Oh, no! E poi... Che cosa è grave? Perché? In che senso grave? In che... senso? Ah, beh, ecco, voi senza permesso, il nostro sporcaccione, volevo dire spazio, che sta succedendo? Sono senza voce. Di che cosa stai parlando? Il senpai Takakura sta chinando la testa in quel modo. Sopprimerò questa specie di club dei giochi di... Magia! Rappresentazione!
rappresentante! Ci sente? Ops! Non aveva intenzione farla girare, forse l'ha fatto di sua spontanea volontà. Aikawa! Quella allora era una tua magia! Che cos'è? No! Basta! No! Smettetela! No! 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 Signorina Kizua! Non è successo! Proprio non lo so, però i fiori! I fiori! È un tuo gioco di prestigio, ho ragione! I, che? Solo uno come lui può eseguire un simile gioco di prestigio! Allora cos'è? Una malattia? È meglio andare subito in infermeria. Signorina Mizuo! Resista! Se la signorina Mizuo morisse, morirei io! Poter dare una lezione ai ragazzi usando la magia. Il senpai Takakura, ad esempio, è il tipo che si fa maltrattare. Era una magia fantastica, però ci è stato detto di non usare le arti magiche in circostanze simili. Eh? In quali circostanze? Allora, per prima cosa mi sembra... ecco. Quali erano? Per scherzo o per vendetta? Esatto, è come dice lei. Ah, è così allora? Sì, è così! Chi si fregia del titolo di mago per desideri personali o per vendetta non può... Ti prego, perdonami, ma io adesso avrei un appuntamento. Se vuoi posso tornare qui più tardi. Davvero? Allora, con permesso! Dovevo lasciare questa. Scusami, senpai, puoi posarmi questa al club? Certo, certo. Grazie, ci vediamo! Ehi, aspetta! Noi da oggi non siamo più membri del club della magia! Davvero? Allora grazie per la gentilezza! Fermati! Proprio come pensavo. Ha più talento di me? Allora, volete abbandonare il club? Ecco, noi due ce ne vogliamo andare. Sì, capisco. Della propria vita trovo sia giusto farne ciò che si vuole. Esatto. Su, andiamocene. Tuttavia! Prima che ve ne andiate, ho un'ultima cosa da dirvi. Io, in quanto mago, anche se alla fine rimanessi da solo, continuerei a combattere! Senpai Takakura! Noi stavamo sbagliando! Noi seguiremo sempre il nostro senpai! Takeo? Ma le ragazze dove... Mi dispiace, ma noi non possiamo proprio seguire... Che peccato! Già! Non è che il discorso di Takakura non era ancora finito? Meglio così! Se lo avessimo ascoltato fino alla fine, la tua decisione sarebbe cambiata. Sì, forse... forse hai ragione tu. Sae? Che strano! Attenzione! Un oggetto volante che probabilmente ha a che fare con la campana sta fluttuando all'interno del perimetro scolastico. Ancora non riesco a crederci. Perché proprio io devo passare attraverso un'esperienza simile? Provo troppa vergogna per questa malattia dei fiori che mi è sbocciata in testa per mostrarla ai medici.
si può sapere cosa fate, li impalati come statue? Trovo decisamente inaccettabile questo vostro Ringo. Svendile come si deve, grazie. Facendo il lavati... Veniva dall'infermeria. Non c'era dentro qualcuno. Che qualcuno aiuti la signorina Mizuha! Senti, Akane, al prossimo appuntamento ti va di andare al parco qui di fronte? All'improvviso, a Tokyo, nella scuola superiore Kitanoashi, è arrivato volando un gigantesco oggetto che si pensa sia mandato dalla campana. Ancora non si conoscono i suoi obiettivi, ma si pensa che stia cercando qualcosa all'interno della scuola. Ha detto che si trova a Tokyo! Mi sembrava di averti avvertito che sarebbe stato del tutto inutile andare fino alla campana. Chiudi il becco! Se hai il tempo di blaterare, va fuori e comincia a vogare! Voga! Ma sei matto? Non sono matto, esci! Sì, sei matto. Non sono! Al momento sembra che l'enorme oggetto sia per qualche strano motivo in contatto con Mizuha Miyama, studentessa del terzo anno che stava riposando in infermeria. Quanto alla relazione tra la ragazza e la campana, non ci sono ancora pervenute notizie. Non staranno facendo esperimenti sul corpo umano? Ma perché su Miyama? Non è che piacciono anche a loro quelle col seno grosso? Può darsi. Allora anche la campana preferisce le ragazze col seno grosso. Takeo, ascoltami. Forse mi sto sbagliando, però credo che il vero obiettivo della campana non sia Mizuha Miyama. Tu dici? Non è che la campana sta cercando il fiore magico che Mizuha ha sulla testa. Non potrebbe essere che, dopo la scorsa battaglia, la campana abbia cominciato a raccogliere informazioni sulla magia. Sì, è possibile. Questo vuol dire che il pericolo è passato e, dato che quel fiore magico scomparirà tra poco tempo, noi intanto ci facciamo i fatti nostri. Aspetta, Sae! Senpai! Senpai! Stai andando ad aiutarla! Anche se si tratta di una persona tanto egoista, stai andando ad aiutarla, vero? Ho sempre saputo che hai un forte senso della giustizia. È esattamente così! Perché questa è la vera missione che noi maghi siamo chiamati ad assolvere! La vera missione dei maghi? È proprio così! Coraggio, andiamo a Urazumo! E dove? Laggiù! Perché? Perché? Insomma, dopo le spiegazioni! Sbrigati! Ci vediamo. Ah, sì, ciao. Vuoi andare? Oh. Ecco, io voglio tentare ancora una volta. Voglio andare a dare una mano al Senpai Takakura. Se non ricordo male, non eri più in grado di usare la magia. Sì, però io... questa situazione non mi va più bene. Ecco, voglio dire, forse sono davvero una palla al piede, ma farò di tutto per non essere di peso a nessuno. È così. E poi oggi mi sento come se fossi in grado di usare correttamente la magia. Non dovrei quindi provarci con tutta me stessa. Non mi so spiegare. Io vado. Oh. Lasciami. Vengo con te. Grazie, Nanaka. Allora, come facciamo? È un'ottima domanda. Io vi stavo aspettando! Eccoci! Credo che questo carattere non lo cambierai per tutta la vita. Bene! Con la magia trasformeremo quell'aggeggio in particelle d'acqua.
Il nemico è molto grande. Se non uniremo le forze di tutti e quattro, non ce la faremo mai. Tutto chiaro? Sì! Siete tutti pronti? Sì! In acqua! Trasformati! Exalpe Beitoam! Sai, Sawanoguchi? Sì. Abbi fiducia in te. Se non credi in te stessa, non riuscirai mai a usare la magia. Credi in te stessa. Fin da piccola sono sempre stata goffa. Forse finora non sono riuscita a fare niente come si deve. Però non sarà sempre così. O almeno lo spero. È così, vero Jeff? Anch'io, mettendocela tutta, potrò diventare come il senpai Takakura! Somiglia molto a Jeff. Sì, ma come? Sawanoguchi, molto probabilmente la tua magia è stata più potente delle nostre tre. È stata la mia magia? Non credo si debba festeggiare. Sbaglio, lo dovevamo trasformare in acqua. Sai, a che cosa stavi pensando? Ah, perdonami, è vero, all'improvviso mi sono messa a pensare al mio Jeff. Oh, e ora che facciamo? È sufficiente rifare l'incantesimo, non preoccuparti. Perdonami. Palla al piede. Ah! Ho perso il controllo di questo coso! Te lo dicevo che sei matto! Eh? Guarda, quella è la ragazza dell'altra volta! Ah! Signorina Mizuha, sta bene. Eravamo preoccupate. Se accadesse ancora, andrei a lottare senza pensarci su due volte. Non so se questo significhi insegnare con amore. Ci devo riflettere su. Biglietto da visita. Prego, prego, prego. E così sembra che io sia ancora in grado di usare la magia. Senpai Takakura, io ce la metterò tutta.
Senpai Takakura, Senpai Takakura, Senpai Takakura, Senpai Takakura, Senpai Takakura, Senpai Takakura, Senpai Takakura! È terribile! Akane ha usato di nuovo la magia quando è proibito farlo! È diventata cattiva! Takeo, 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 Takeo! Facciamo quelle cose a noi proibite! Dai! No! Il Club della Magia, episodio 3. L'elica volante, Akane e la magia proibita.